me piace tantissimo la musica, mi è sempre piaciuta fin da piccola e ho iniziato nella banda del paese suonando il clarinetto, quindi mi piaceva proprio come strumento perché avevo sentito Pierino il Lupo e quindi mi ero innamorata di quel suono che per me era favoloso e così mi sono iscritta, quindi sono andata, ho proseguito con gli studi, mi sono diplomata al conservatorio e intanto continuavo a fare il lavoro di modella che mi ha portato in giro credo per tutto il mondo perché ho sfilato a Tokyo per Armani, ho vissuto a New York, a Parigi, a Londra, in Sudafrica, quindi insomma ho viaggiato veramente da sempre, per sempre, inseguendo un pochino quel tipo di lavoro. Però dentro di me c'era, non so, c'era una sorta, chiamiamola di inquietudine forse, non lo so, avevo voglia di fare ancora più esperienze, di conoscere ancora di più il mondo una volta sono andata ad un musical, sono andata a vedere il Teatro dell'Opera e lì sono rimasta elettrizzata dalla bravura di questi attori bravissimi, ero a Londra in quel periodo. E finito diciamo il mio showroom alle 4 mi ricordo che ho preso e sono andata, mi sono infilata in un teatro e lì era la prima volta che vedevo un musical e lì è come se è stato forse un po' l'esperienza che mi ha acceso un po' la spina e ho detto io vorrei poter stare su un palco un giorno ed essere così brava non solo nel recitare fino a se stesso, ma proprio nel saper comunicare così tanto, perché avendo vissuto anche tante esperienze in giro per il mondo, alla fine ho accumulato tanto dentro, quindi un bel bagaglio di esperienza e in qualche modo avevo voglia di poter far conoscere al mondo questo mio bagaglio. Così, senza pensarci troppo, mi sono iscritta a degli stage di recitazione che già a Londra, poi successivamente anche a New York, in seguito ad alcune selezioni ho fatto diversi stage e da lì ho capito che effettivamente quella cosa che mi riempiva veramente tanto era la recitazione, poter vestire i panni di qualcun altro ed è un lavoro incredibile perché non è soltanto vestirsi di un lavoro di, cioè mettersi i panni di qualcun altro, di un personaggio, ma è un percorso anche, credo, psicologico, emotivo. È un po' la recitazione, cioè in tutto questo mio percorso l'avverto un po' anche come una sorta di psicoterapia che va un po' a scavare all'interno del tuo, proprio del tuo io, di quello che hai dentro, che normalmente noi ci teniamo lo teniamo per noi, è un po' un segreto, no? Quello che tutti di noi hanno dentro. Però io mi accorgo anche qui in accademia, poi assolutamente in ogni lezione, si scava sempre di più un pezzo. Ho continuato a fare le mie esperienze, prima nella moda, poi nella fotografia, poi arrivata alla televisione un po' per caso, come presentatrice televisiva, anzi come conduttrice televisiva. Ho lavorato anche in Rai a fianco di Carlo Conti, Giancarlo Magalli, Fabrizio Frizzi, quindi ho avuto dei grandi maestri di fianco da cui ho assorbito veramente tantissimo e ho imparato veramente tantissimo. Però il mezzo della TV è totalmente diverso dal percorso introspettivo che si fa con la recitazione. Io non smetto mai di imparare, c'è tanto veramente da studiare e è un lavoro continuo, cioè provare a fare l'attrice non è soltanto appunto una bella cosa, probabilmente un bel ruolo da interpretare e basta, cioè c'è veramente tanto dietro e bisogna immergersi all'interno di questa cosa e io è così che sto vivendo l'Accademia, uno step by step. Quando una persona dice vabbè io costruisco un muro, non è che lo costruisci tutto intero, lo metti mattone dopo mattone e l'Accademia è un altro mattone da aggiungere per me al mio percorso iniziato tanto tempo fa e che ancora ce n'è ancora da fare. Quindi è bellissimo perché poi è anche molto varia, ci sono lezioni tanto diverse e io non vedo l'ora di fare il doppiaggio per esempio perché nei miei sogni c'è quello di dare una voce ad un cartone animato. Durante il percorso in accademia sono due gli insegnanti che mi hanno che porto un po' nel cuore per così dire, Ennio Coltorti, le sue lezioni sono incredibili, cioè lui è un uomo pazzesco, si vede che ha veramente un grande bagaglio da mettere a disposizione e lo fa anche, e riesce a farlo anche nel modo
In un modo che a me arriva tantissimo, perché magari non tutti riescono poi ad arrivare così. A me lui è arrivato veramente tanto, e è un tassello molto importante, e avrò ancora altre lezioni da fare, e infatti non vedo l'ora di farle, perché le sue lezioni sono un viaggio. E l'altro è Fabrizio Giannini, perché Fabrizio Giannini, diciamo, con Ennio Coltorti siamo andati forse più nel profondo. Giannini però mi comunica una cosa, quella che a Napoli si chiama un po' la cazzimma, cioè aiuta a tirar fuori, cioè a metterti proprio in gioco senza pensarci troppo, e forse ad avere anche un po' più di fiducia in te. Ci vuole, secondo me, nel percorso di un attore, o per chi in generale vuol fare questo mestiere, ma in realtà non solo, qualcuno che ti tiri fuori questo. Se una persona mi chiedesse: voglio iniziare un percorso, come faccio ad incominciare quel percorso? Fallo, cioè be real, direbbero gli americani, cioè sii tu e mettiti in gioco più che puoi, perché il tempo passa tantissimo, la linea del tempo è velocissima. Cioè, per me, io mi sento ancora quella bambina che ha iniziato a fare le prime pubblicità quando aveva 6 anni, ma il tempo passa velocissimo, e bisogna mangiarselo, bisogna viverselo, quindi non si deve aspettare. Se qualcosa che viene dalla pancia, le cose dalla pancia vanno vissute, non c'è niente di sbagliato nel vivere qualcosa che possa venire dalla pancia e dal cuore. Quello che viene dalla testa è stupendo, ma spesso ci crea delle sovrastrutture, dei blocchi, che poi non ci fa vivere realmente quello che vorremmo vivere. Invece, secondo me, bisognerebbe proprio buttarsi e vivere appieno quello che si sente.